Amici di Liguria Web TV, ben ritrovati. Eccoci di nuovo con la nostra amica Chiara, bentornata, a parlare sempre di alimentazione. Vai con la sigla. Eccoci di nuovo qua. Per me è fondamentale i tuoi consigli, sono fondamentali i tuoi consigli. Per le persone che in questo momento hanno un cane, un gatto, o perché sono vecchietti, oppure perché hanno delle patologie, cosa puoi consigliare? Sì, allora il primo consiglio è quello di fare molta attenzione al nostro cane, quindi guardarlo, osservarlo e renderci conto se ci sono dei cambiamenti. Perché? Perché ad esempio anche il cane può ammalarsi e prendere il diabete, così come il gatto. Perfetto. È una malattia endocrina, il diabete, ed è associata a qualcosa, a una carenza proprio o a proprio una mancanza di produzione dell'insulina da parte del pancreas. Poi esistono tanti tipi di diabete, ad esempio il diabete di tipo 1 colpisce un po' di più i cani, il diabete di tipo 2 che è legato anche all'obesità colpisce di più il gatto tendenzialmente secondo le statistiche, e poi c'è un altro tipo di diabete che è quello, diciamo, che arriva purtroppo utilizzando per lunghi periodi alcuni farmaci, come può essere il cortisone. Ecco. Quindi ci sono diversi tipi che possono colpire cani e gatti, un po' così come noi. Come noi, certo. Esatto. Bisogna fare molta attenzione a che cosa. Se io noto che il mio gatto fa molto più spesso ad esempio la pipì, sì? È una pipì un pochino più appiccicosa, diciamo, certo, così per capirci, o se ha molta più sete, quindi troviamo la ciotolina finita dell'acqua o ci chiede sempre di aprire il rubinetto o del bidet, sì, o della lavandina di casa, eccetera. E sono tutti dei segnali che ci sta comunicando il nostro gatto o il nostro cane. Tendenzialmente il cane che ha la diabete, ad esempio, come dicevo, l'aumento della sete, eccetera, anche un pochino più stanco. Sì. E quando ci sono queste problematiche devo portare il cane, ovviamente, o il gatto a fare una visita, perché solo attraverso un'analisi, che può essere delle urine, del sangue, delle ecografie, posso andare veramente sul sicuro. E questo però, facendo questo screening, diciamo, iniziale, deve essere però poi supportato da un'alimentazione, come nel tuo, sì, caso, lei praticamente, quando ci sono queste problematiche, affianca la persona e fa con lei un percorso di scelta su determinati tipi, esatto, di alimenti. Esatto. Poi bisogna essere molto sinceri, perché un po' anche come nella perdita di peso, quando io parlo con i proprietari dei miei clienti che sono cani e gatti, tendono magari a dire: no, ho mangiato solo 8 grammi di crocchette. Poi in realtà non mi dicono che hanno mangiato anche il panino, che hanno mangiato anche il biscotto, che hanno mangiato anche l'osso. Come noi, no? Quando noi diciamo che siamo a dieta, ma no, stamattina poi dopo c'è la caramella, sì, piuttosto che il cioccolato, è vero. Il mio consiglio su quello che abbiamo parlato del diabete, ad esempio, è di evitare picchi glicemici, ovviamente nel sangue, così come per noi. Quindi è inutile dare la pasta, il riso, i carboidrati, i zuccheri a un cane che ha il diabete. Ovviamente quindi bisogna andare a controllare quelli che sono i valori nutrizionali dell'alimento. Ecco, una cosa che io faccio sempre, quella che non, diciamo, la domanda che ti può fare un tuo possibile cliente: esistono in commercio degli alimenti già giusti, quelli, diciamo, con l'equilibrio di, sì, tutte le, senza che io devo pasticciare a casa, esatto, perché non so se gli ho dato l'alimento corretto o nella quantità corretta? Sì, esistono dei prodotti, fortunatamente dietro questi prodotti c'è una scienza della ricerca, sono prodotti che può quindi consigliare anche il veterinario, anche in base al soggetto, certo, ovviamente al singolo, anche per andare a vedere la dimensione della crocchetta e altre cose oltre l'ingrediente stesso, perché esistono cani piccoli come può essere un chihuahua, cani enormi come può, certo, essere un ovale albernese, un San Bernardo. Quindi il veterinario sa che esistono questi prodotti, si trovano in commercio, sono gli unici prodotti che possono avere la dicitura veterinario sopra. Vanno usati soltanto per un breve periodo. Ecco. Quindi il veterinario anche in questo caso stabilirà per quante settimane deve essere assunto quel tipo di cibo. Quindi quel cibo è come una medicina, è, no, proprio, diciamo... È un prodotto curativo medicinale. Bravissimo. Che va usato sotto controllo del veterinario. C'è un problema, nel senso che siccome la vendita è libera, quindi io posso andare al supermercato e comprarli, una marca o l'altra, esistono comunque queste sigle, potrei magari dire: la mia vicina, il suo cane ha un problema, non so, articolare, usa quel prodotto, allora anch'io vado al supermercato e compro quel prodotto. In realtà prima deve esserci una visita e poi dopo, anche perché, come dicevo prima, sono prodotti ad esempio per il fegato, l'hepatic, piuttosto che altre sigle che si possono trovare, KD, UD, sì, mobili, sì, via, sì, dicendo,
che andrebbero usate solo per un certo periodo, o comunque esatto. Sempre il veterinario indicare per quanto tempo. Poi è vero che li trovo nel supermercato e potrei comprargli anche di cose sì, che ma è un po' fa male, ma non è che se voglio prevenire il problema epatico al mio cane compro il sacchetto di prodotto con scritto hepatic. Brava. No, questo non funziona. Questo qua è un po' quello che facciamo chiaro anche con noi, no? Le persone che vanno in farmacia, ci sono dei prodotti che puoi comprare senza avere una ricetta, sì. Ti autocuri, fai dei grossi pasticci. Esatto. Il problema è che sui cani sono pasticci veramente sì. Importanti. Novità nel settore dell'alimentazione ci sono? Cioè... Ci sono novità nel settore dell'alimentazione, un po' come nel nostro, ci sono le mode, le tendenze. Adesso si inizierà a produrre anche prodotti con proteine derivate dagli insetti. Esistono già anche ad esempio le crocchette o i biscotti fatti con gli insetti. E cosa ne pensi? Arriveremo. Non so, adesso secondo me è ancora un po' presto, secondo me... ci sono cibi validissimi che possono essere utilizzati senza ricorrere a stranezze, a prodotti esotici. Esattamente. La cosa importante di un prodotto, e lo ribadisco, è l'ingrediente che viene utilizzato. Perché se ho un prodotto pubblicizzato che contiene un'altissima percentuale di carne, ma una carne che chissà da dove arriva... Bravissima, la provenienza. La provenienza degli ingredienti. Quindi anche questi insetti non so da dove vengono presi. Esattamente. Quindi non ho ancora idea. Una cosa che mi permetto, ma tanto so che tu mi dici di sì, sicuramente... se i nostri amici a casa guardando questa puntata gli viene dei dubbi, possono scriverti, possono esatto. Chiederti consiglio, quindi anche sotto la puntata se avete dei dubbi, posso dare questo piuttosto che l'altro, senza problemi, non fatevi problemi, perché Chiara risponde a tutte, poi soprattutto lei che è il suo lavoro vi darà il consiglio giusto senza nessun problema, grazie. Potete scrivermi tutte quelle che sono appunto le esigenze del vostro cane. Se avete appunto contattato il veterinario, la prima cosa che ripeto è migliore, e poi ci possiamo mettere d'accordo e darvi qualche consiglio sulla sua alimentazione. Perfetto, quindi mi raccomando, qualsiasi cosa, qualsiasi dubbio, scriveteci e Chiara vi darà la risposta. Grazie Chiara per grazie essere state con noi. Alla prossima puntata!